Wattai a tutti ciurme, benvenuti da Jigreen in questo nuovissimo episodio su Plague Tale. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Piccola parentesi ragazzi, allora mi rendo conto che è passato diverso tempo dall'ultimo episodio caricato su questo gioco. Il punto è che ci sono state un po' ovviamente di problematiche, lo sapete benissimo, con questo gioco, causa ottimizzazione del gioco stesso e causa mia vecchia scheda video, quindi quest'ultima mi aveva praticamente impedito ragazzi di poter registrare decentemente le ultime volte, quindi avevo dovuto per forza di cose rimandare la registrazione su questo gioco. Il punto è che mi sembra ragazzi che già quando ho caricato il secondo episodio non lo so, ho avuto l'impressione che appunto questo gioco non interessasse poi più tanto al pubblico che mi segue. Il punto è che di solito magari per questa cosa io avrei interrotto magari una serie, perché sapete benissimo ragazzi che non ho tanto tempo a disposizione per registrare, quindi quando devo registrare voglio dedicarmi a qualcosa che interessa particolarmente anche a voi ovviamente. Il punto ragazzi è che non credo proprio che interromperò questa serie nonostante tutto. Perché? Perché il primo Plague Tale ragazzi mi ha regalato veramente belle emozioni, chi mi conosce bene mi ha consigliato assolutamente appunto di non interrompere la serie su questo gioco, mi ha consigliato di giocarmelo tutto perché a quanto pare anche questo sequel è in grado di regalare belle emozioni. Per cui se siete ragazzi in quella fetta di pubblico che prova interesse per questa serie, per questo gioco, o perlomeno ragazzi veramente principalmente nella mia reaction al gioco stesso, vi prego appunto di cercare di sostenere il più possibile la serie stessa. Ovviamente quindi a prescindere ragazzi comunque dai like che otterranno questi video, io la serie la continuerò lo stesso. Però questo non significa ragazzi che appunto non sia importante comunque il sostegno da parte vostra. Per cui appunto sempre ragazzi ricordatevi, se la serie vi piace, comunque se vi piace quello che faccio, lasciate sempre un mi piace ai video e se volete perché no anche un bel commento. Quindi allora ragazzi, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui, esattamente qui, siamo con Emissi e Lucas, dobbiamo entrare in quella benedettissima torre per andare a trovare il Magister Vauden, che speriamo possa aiutarci per quanto riguarda Hugo. Per cui io direi di non perdere più tempo e di, oddio, di procedere. Che è? Ci sta qualcuno di qua? Allora, i corvacci ci stanno sempre, quello è poco ma sicuro, ma... On attend Carlo arrive pour le débusquer. Dis aux hommes de se tenir prêt à envahir la tour. T'as pas entendu? On a perdu des gars. Il y a quelque chose qui cloche. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. Ok, quindi Ellie, il tizio. Très bien. Tant pis. Il est bien dans la tour. Ils vont bientôt la prendre d'assaut. È proprio lì. C'est notre dernière chance de sauver Hugo. Sì, quindi dobbiamo cercare ragazzi di arrivare prima di loro. Allora, cerchiamo di non farci scoprire a primo colpo. Perlomeno ci vorrei provare ragazzi. Proviamo intanto a colpire questo, visto che c'è sto... Ma c'è stava qualcuno? Oddio cazzarola, e chi l'aveva visto quello là sopra? Oddio di Gesù. Allora, cerchiamo di restare nascosti prima di far macello. Ancora prima di iniziare ragazzi. No, sta venendo qua, non ci posso credere. Non ci posso credere. Cazzarola. Non ci credo. Oddio ragazzi, sta venendo qui, sta venendo qui. Oh, resta nascosto. Oddio. Madonna santa che ansia, cioè manca il tempo di cominciare, su 2 minuti, eh. Ok, sapete benissimo che purtroppo lo stealth non è il mio forte, per cui cercherò di non combinare davvero tanti macelli, o almeno ci proverò. Allora, me sa che questa, mi sembra aver capito ragazzi, è una zona dove ci sta parecchia gente qua in giro, per cui potrei ritenerla già una mezza vittoria il fatto di averne ucciso uno subito. Il problema, allora, che il tizio là sopra non credo che abbia un elmo, e quindi questo mi permetterebbe comunque di ucciderlo anche a distanza. Per cui, allora, io non so se ci sarà un modo per cercare di salire lassù. Ma veramente, ragazzi, facciamo attenzione. Allora, no, non c'è un modo di salire. Forse dall'interno? Mi sa di no. Devo cercare di ammazzarlo da qua fuori, ragazzi, se mi è possibile. Perché comunque le vedette da sopra possono essere un bel dito nel sedere. Per cui facciamo particolare attenzione.
E cerchiamo di liberarci almeno di questo qua. Da qui posso colpirlo di sicuro. No, non mi dica che il tizio viene giusto fino a qua. Ti prego, dimmi di no. No, ma tra l'altro giusto adesso che magari... No, che questo sta qua. Ma che sfiga, dai. A few moments later. Ah, questo stronzo è stato di là fino ad ora. Adesso che devo fare fuori giustamente l'arciere che sta giusto qua sopra, il rompipalle deve aggirarsi di qua. È già la seconda volta che aspetto, ragazzi, che se ne vada fuori dai coglioni, eh. Oh, sta tornando, ragazzi. Niente, non mi vogliono permettere di ammazzare starcere maledetto. Che sfiga, signori, che sfiga, eh. Ho provato ad ammazzarlo comunque, anche se mi sentirà tale quale, ragazzi. Oddio, ok, adesso, allora, adesso potrebbe essere un problema, eh? Perché lui si è allertato, ah, sta andando di sopra, fermi. Quindi adesso troverà il cadavere del suo amico e probabilmente tornerà di sotto a cercarci. Per cui, allora, almeno l'abbiamo fatto fuori, ragazzi. Quindi vediamo un attimino dove dobbiamo andare, intanto che quello rimane impegnato di là. Si poteva salire di qua, ovviamente. Non avevo fatto il giro da questa parte, però sti cacchi. Allora, di qua non c'è nessuno per ora. Se siamo fortunati, sembrerebbe di no. Prendiamo questo. Vediamo un po' cosa succede da queste parti. Allora, immagino che dovremmo procedere di qua, ragazzi. Che c'è? Che c'è? Oh, cazzo. Oh cazzo, oh cazzarola. Ok, colpiamo questo, ragazzi, approfittiamo. Allora, così, così, proprio de botto, senza colpo ferire, ma... Allora, questo sì che potrebbe essere un problema. C'è qualcuno che sta arrivando? Oddio, no, si è accorto che l'ho ucciso. Però pure questo non c'ha l'elmo, ragazzi, quindi potrebbe essere facile ammazzarlo. Meno mi auguro. Ok, vediamo. Non so se da qua, ragazzi, posso colpirlo, ma... Sì, forse sì. Ok, 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 perfetto. Allora, un altro è stato fatto fuori, ma sta arrivando il campione da qua. Questo qua è quello purtroppo con l'elmo, quindi non possiamo fargli assolutamente nulla. Ma lui i ratti non se lo mangiano? Ah, fin quando non rimane... fin quando rimane nella luce. Ma massacrare celui che ha festo. E tu, ça va pas? Sta benissimo, guarda, sta benissimo. Se lo stanno solo spolpando, ma... On est pas seul. Non viene a ficcanasare forse adesso, però... Allora, là sopra c'è un altro arciere, tra l'altro lo sto vedendo proprio qua. Quindi probabilmente ci sarà una strada, ragazzi, verso destra, quindi vediamo un attimino, eh. Oh, se questo qua si toglie dalle palle... Tra l'altro i ratti se lo dovrebbero divorare, però evidentemente ancora... Sì, ma te ne vai? O deve restare lì il bastardo? Deve restare lì? Allora, aspettate, ragazzi. Lo dobbiamo distrarre in qualche modo, ovviamente. Oh, cazzarola. Da dove è uscito questo adesso? Che sfiga, che sfiga, che sfiga, che sfiga. Da dove è arrivato questo adesso? Non bastava quest'altro a rompere i maroni? Allora, proviamo, ragazzi, ad attirarlo di là. Vattene. No, vabbè, regà, ma dai. Cioè, me la stavo cavando alla grandissima. E questo deve venire qua a rompere adesso le palle. Non ci posso credere. Tra l'altro io non credo... E quello non si è mosso comunque da là. Ovviamente, sfiga vuole che quel tizio non si sia mosso comunque da là. Benissimo, davvero fantastico. Tra l'altro io non credo neanche ad avere più un pugnale o roba del genere, ragazzi. Intanto mi creo un po' di inifer, perché può essere sempre utile. Vi stirate. Ah, un pugnale ce l'ho, fermi. Il punto è che io adesso da qua non posso andare, perché questo qua è rimasto fisso qua e non capisco perché. Perché non si è mosso? Perché? No, no, non dovevi uscire di qua, porca vacca. Sei qua. Qua? No, vabbè, no, regà. Oh no. Mannaggia la miseria. Allora, quando succedono ste cose, poi un dito al culo immenso. Quando succedono ste cose è un dito al culo immenso, ragazzi, e non poco. Perché se si allertano tutti è un guaio. Allora, uno sono riuscito a farlo fuori, almeno uno di quelli con l'elmo. Il problema è che io non so se devo andare lì a destra. E quindi appunto, oddio. Ma questi con l'elmo stanno uscendo fuori tutti adesso? Dove erano un attimo fa? Non ci posso credere, ragazzi, veramente. Ah, era quello stronzo che stava bloccato qua davanti. Oh,
E lui si è mosso almeno da dove stava. E questa cosa potrebbe volgere al nostro vantaggio, magari. Oddio, no, ma qua non posso passare se non c'ho del fuoco. Mi serve del fuoco, raga. No, sono proprio una stupida, ma veramente una stupida, ragazzi. Oddio, ci sta seguendo qua sopra, ragazzi. Non venire di qua, ti prego. Vai da un'altra parte, ti scongiuro. Ma è fatto apposta. Ditemi che è fatto apposta, che guarda caso viene verso dove siamo noi. Mannaggia che non ho più pugnali, ragazzi. Non posso fargli assolutamente nulla a questo. No, vabbè, raga. No, ma parliamone. Parliamone. Cioè, con tutto il posto dove poteva andare, è venuto a rompermi i coglioni qua. Ma non è possibile. Cioè, io non ho avuto ancora il tempo di capire dove minchia devo andare, tra l'altro. Ditemi voi se è normale, ragazzi. Tra l'altro lui cammina e riesce a starci comunque sempre alle costole. Ma com'è possibile? Ragazzi, allora, se adesso viene esattamente nel punto dove sono io, direi che, cioè, sta cosa è stata un po' studiata, nel senso che, guarda caso, lo stronzo deve proprio arrivare nel punto dove te hai deciso di nascondere un attimo le chiappe. Infatti è passato giusto qua accanto. No, regà, ma ne parliamo! Vai a fuoco, vai, stronzo. Spero che muoia, ragazzi. Mo scusate, ma che palle. Allora, con un fuoco del genere dovrebbe essere morto, almeno mi auguro. Ok, forse senza volere ho fatto l'unica cosa buona che potevo fare. Nel senso, dare fuoco all'erba e quindi dare fuoco a lui. Allora, io penso proprio che il tizio sia morto, tra l'altro. Quindi forse nella sfiga mi è andata di culo. Quindi prendiamo un attimino questo, vediamo un attimino, ho detto due volte un attimino, adesso sono tre, di vedere se posso procedere da qua in qualche modo. Il punto è che l'arciere starà sempre in mezzo ai coglioni, ma io in qualche modo devo procedere, raga. Eccolo là, vedete? È proprio là sopra. Immagino che non si muoverà da lì. Ah sì, si muove da lì. Ok. Va bene, vediamo un attimino di andare da qua. Se possiamo fare in fretta e missia, vediamo di riuscire a passare possibilmente. Ok, almeno salire qua e vedere che cosa abbiamo. Lascia sto coso. Ok, stiamo giù perché io non ho la minima idea di chi troveremo qua. Se c'è qualcuno, spero vivamente di no. Eccolo. Eccolo, cazzo, aspetta, no, aspetta, ferma. Ok, pietra normale, per favore. E via, vai a fanculo pure te. Ok, calma e sangue freddo, ragazzi. Possiamo procedere se stiamo calmi e concentrati. Allora, vediamo un po'. Qua ci stanno i rattazzi. Però c'è una cassa, probabilmente c'è qualcosa che ci potrebbe servire. Quindi, diamogli il prosciutto prima che ci mangino vivi. Facciamo in fretta, ovviamente. Ok, ho preso zolfo e alcol. Perfetto, non posso creare altro ignifer. Ma io direi di procedere da qua sopra. Vediamo un po'. Allora, per ora dovremmo essere relativamente al sicuro. Quindi vediamo un attimo. Ammazza, quanti cacchio ce ne stanno. Ok, questo qua siamo riusciti ad ammazzarlo senza problemi. Fortunatamente. Il punto è che dov'è la torre? Me la sono persa di vista la torre, dov'è? Ah! Oddio, che buco di culo, eccola! Allora, Bonnie, forse dovremmo esserci. Il punto è che ovviamente adesso ci serve dell'ignifer. Perché, ragazzi? Perché dobbiamo accendere ovviamente questi bracieri. Uno, due, perché l'ingresso è proprio quello, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato l'ingresso della torre. Quindi uno, due, tre. Non avremo bastoncini, credo, per avanzare qua. Immagino proprio di no. Ne abbiamo? Credo di no. Non ne vedo, quindi probabilmente ci serve questo, ragazzi. Questo infuocato per poter passare. Quindi ok, andiamo. Oddio, ok, gli stavo andando tantissimo addosso. Ci siamo. Ok, ci siamo. Vediamo un attimino di riuscire a trovare. Sono dislessica pure oggi.
Sto benedetto Magister Baudin. On est à l'abri. Me lo auguro. Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Baudin est quelque part ici. On a réussi. Che ha, Emicia? Ces derniers mois, sur la route. Après tout ce qui s'est passé en Guyenne. Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors je lui ai dit que c'était peut-être terminé. Que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que les rats sont de retour? Que la mort surtue par milliers? Que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà? C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Ça va? D'accord. Speriamo, speriamo. Regarde. Wow. Une vraie loge de l'ordre. Io mi auguro con tutto il cuore che sarà così, ragazzi, anche se purtroppo ho un brutto presentimento e io appunto non oso immaginare lo stato d'animo di Emicia, ragazzi, perché come appunto ha detto, cioè, ovviamente lei c'est un vestibule. Ci tiene. Je ne vois pas de porte. Mais ces sortes de cloches en métal. Regarde, elles portent des symboles de planètes. Et ici, le soleil trône en leur centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Comment ça fonctionne tout ça? Ok, l'ordre des planètes. Il y a une serrure sous chacune de ces cloches. Okay. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors. Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Okay, le bon ordre est de gauche à droite. La sinistra a destra, Jupiter, Mars, Giove, soleil, Marte, Venus, Sole, et Venere et Mercurio. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Quindi allora Giove. Quindi dicevo, lei ovviamente, ragazzi, adesso c'è il terrore per Ugo perché potrebbe essere comunque un colpo, eh? Le dernier c'est Mercure. L'ultimo le Mercurio. Dieu du commerce. Il porte un bâton avec un bastone con due serpenti. Aspetta però. Ah, ok, ok. L'ordine è. Cioè il simbolo, ok, perché le campane ruotano. Non avevo capito questa cosa. Quindi allora. Jupiter. Ok, Giove. E ensuite. Poi. A droite di Jupiter c'est Mars. Marte, il dio della guerra. C'est un bouclier transpercé uno scudo attraversato da una lancia. Bouclier. Forse è questo, è direttamente questo. Sembra appunto una cosa rotonda con una... un cerchio con una retta. Allora è questo, perfetto. Ma forse se fosse giusto l'avrebbe detto. Quindi eccolo qua. Marte, eccolo. Venere. Il primo alla destra del sole ha la forma di una collana. Mica Lucas, regà. Cherche un cercle avec une ligne tracée vers le bas. Eccolo qua, perfetto. Ce l'abbiamo, Lucas. Allora, aspetta, rigiriamolo, così ci dà la conferma. Questa non sembra una collana, ragazzi. Je crois que c'est Venus. E l'ultimo è? E voilà, eccolo qua, perfetto, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Regarde, ce mur pivote. C'est vraiment archaïque. Bon travail. Allons trouver ce magistère. Lucas che si esalta. Che figa, beh, una figata comunque. Speriamo in bene, ragazzi. Comunque il ritorno di questo, insomma, di questa piaga è una cosa veramente devastante, veramente devastante. Ok, ci siamo. Finalmente ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Magistère Baudin. Je suis Amicia de Rue. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es? Lucas, je suis aussi alchimiste. Un apprenti.
Ta magistrat, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La Macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Ok, ok. Allons voir ce portale. Beh, già è, ragazzi, un traguardo raggiunto, perché almeno questo tizio finalmente non è successo nient'altro di che andrà appunto a vedere Hugo. Eccoci qua, mamma mia, che fatica, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh. Ci siamo. Comment tu te sens? J'ai peur. Hugo, poverino. Voici Magister Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurai besoin de calme. Mm-hmm. Mère, okay. Je m'en occupe. Ok. Chissà cosa gli farà, tra l'altro. Ok, finalmente, ragazzi. Terzo capitolo. Ok, un fardello di sangue. Abbiamo sbloccato anche una ricompensa. Un fardello di sangue. Minchia, raga, no, sono emozionata perché finalmente dopo così tanto tempo riusciamo a procedere. A vedere cosa succede. Sono veramente molto curiosa di sentire cosa appunto avrà da dire questo Vaudin al riguardo. Perché cosa potrà fargli? Non sappiamo appunto che cosa gli fa a Hugo. Non lo so. Comunque, Emicia l'ha chiamata la protettrice del portatore. Quindi forse un qualcosa che era già accaduto, se io adesso non ricordo i dettagli, ovviamente, ragazzi, che sono stati spiegati nel primo, ma forse un qualcosa che era previsto che accadesse o che era già accaduto, quindi una cosa che si sta ripetendo. Sono elementi standard, tra virgolette, che forse si stanno ripetendo. Vediamo. Luca! Viens, dépêche-toi. J'arrive. J'ai entendu Hugo crier, que se passe-t-il? Il n'a pas bien réagi, il fait une crise. Oh, non. Quoi? Mère, vous devez arrêter ça, on ne connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'Ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul, okay. Je suis là. Il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des Bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Emicia, che gli vuole così bene, ragazzi, al fratello. Mamma mia, ci tiene così tanto proprio. C'est assez loin. Molta strada da fare. Ok, seguiamo Lucas. Che gli vuole talmente bene che per lei è insopportabile l'idea che debba soffrire ancora. Situazione di pire in pire. Ha sofferto già tanto. Ma laisse un peu de temps au magister Vaudin. Du temps? Du temps pourquoi? Pour faire souffrir Hugo encore plus? Vedete. Il mène des expériences. Mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, arrête avec ça! Il traite mon frère comme un animal. Aïe 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 aïe. Il faut trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia? Continue de veiller sur lui pour moi. Oh. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. Purtroppo, l'affetto non può fare. Ils sont tous partis. Sta diluviando. Se ne vanno tutti a casa. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien qu'une porte devrait être par ici. C'era una puzza. Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ah, ah. Je la vois. Nel quartiere dei macellai, oddio, figuratevi, regà, come tenevano la casa. No, non oso immaginare cosa ci troveremo di fronte. Aiuto. Bon, tu es prête? Prontissima. Oui, allons-y. Mazza, ste porte immense, cioè... Bene. Che ovviamente l'unica cosa che, ragazzi, che Emicia vede è che il fratello sta male, cioè non le interessa il resto. Quindi quello che vede è che Vaudin in qualche modo gli sta facendo solo più male, ma magari gli sta facendo male per
per fargli avere poi del bene dopo. Oddio. Oh. Oddio. De la viande pourrie. Oh. Oui, c'est le quartier débouché. C'est le plus court pour aller chez l'arboriste. Oddio, tra l'altro, regà, allora, danno dei dettagli, ma... Bonjour. Elle est belle, ma volaille. Elle est belle. Porc du porc. Oddio, regà. Le plus savoureux du monde. Sì, sì, gustosissima, perché è piena di vermi, probabilmente. Mamma mia, regà. Si vous n'avez jamais mangé de bœuf, vous ratez quelque chose. Sì. Lo proverò, guarda, appena tu voilà, guardate il sangue per la strada, ragazzi. L'état d'Hugo pourrait empirer à chaque seconde. Vite. Mamma mia. Ça va bien se passer. Allora, questi giochi sono belli perché creano comunque ambienti, ragazzi, che noi non possiamo neanche immaginarci. On y sera bientôt, maman. Qu'est-ce qui se passe? Oddio, che sta succedendo adesso? Che se passe-t-il? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor Blanc, ce quartier est désormais condamné. Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité. Ma perché? Vous ne pouvez pas faire ça. Non, le temps presse. Il y a peut-être un autre chemin. Si, ma... Qu'est-ce qui se passe au moins? Les enfants sont à l'intérieur. Eh, c'est bien qu'il y a une ruelle par là. T'en penses quoi? Tu vois un moyen d'entrer? Non. Attends. Et où voulez-vous qu'on aille? Vediamo se Lucas è capace di portarci da lì. Tu penses? Ma da quella parte, ma... io non toccherei quella roba, Lucas, che schifo. Vabbè, comunque possiamo passare di qua, ma se il quartiere è chiuso vuol dire che probabilmente, ragazzi, sarà pieno di ratti. Quindi potrebbe essere problematica la cosa. Mamma mia, tutto il sangue per la strada. Oh, dites-moi que je rêve. Les déchets des boucheries. No. Oddio. Retiens ta respiration. Oddio, ancora una volta, trattenere il respiro. No. No, raga, no. Oddio, no. No. Sì. No. Oddio. J'ai paniqué. Oddio, ragazzi. Le chose qui doit proliférer là-dedans. Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille? Perché ormai de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Dis-toi que c'est seulement non, 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 Lucas, ti prego, matière. te prego. Je crois que je vais esatto, no. Oddio. Accroche-toi. No, ragazzi, è disgustoso. Veramente, cioè, allora, sti pezzi raccapriccianti li hanno fatti così bene. C'è lo schifo dappertutto. Come la reine. Per i ratti, figuratevi. Ok, possiamo passare di qua. Mamma mia, che cosa orribile. Veramente orribile, ragazzi. Cioè, pensate che una volta era davvero così. Per questo dicevo, allora, il bello di questi giochi è che ci fanno vivere ambienti che noi possiamo solo manco lontanamente immaginare. Tipo una roba del genere, il quartiere dei macellai, regà. Che immaginatevi come non conservavano la carne. E poi la discarica, cioè dove buttavano. No, vabbè. Per questo che una volta, regà, ovviamente c'erano malattie, anche perché l'igiene non esisteva. Era praticamente inesistente. Quindi... Oh! Via Cristo! No! No! Pas encore! Il nous faut de la lumière! Vite! Je le savais! Les rats se répandent déjà! Va encore devoir se frayer un chemin! On va y arriver! Pense à la belladone, c'est tout ce qui compte! Dobbiamo recuperare sta belletta bianca, ma. Qua sarà un inferno, ragazzi, perché poi ci vuole. Questa è la tana perfetta per questi rattacci maledetti. Allora, tu hai entendu? Il y a encore des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. C'est comme à la reine. Quindi... Les brasiers sont trop faibles pour qu'on puisse traverser. Me ne sono accorta. E quindi che famo? Oddio. Allora, o dobbiamo usare un vaso fino a lì, ragazzi, perché non vedo alternativa. Vediamo se è la cosa giusta da fare. Ok. La carne, se mangeranno pure la merda, ovviamente, ma non penso che a loro faccia tanta differenza. Quindi andiamo di qua e vediamo un po'. Oh oh. Allora, ragazzi, la situazione è davvero critica, ma possiamo usare quello. Ovviamente. Tac. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Non ci arrivano. C'est le même que ceux de la charrette.
essaie de l'atteindre avec ta fronde. Sul sacco di sal nitro. Aspettate, proviamo. C'est quoi cette poudre? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Ah. Bon à savoir. C'est encore du salpêtre, non? Oui, il y en a plein. Si okay. Les gens au dehors savaient, leurs familles sont ici, leurs enfants. L'armée ne pourra pas le cacher longtemps. Ça va être la panique, Lucas. Oui. Seigneur, c'est infesté. No, vabbè, raga, è terrificante sta roba. Allora. Sans doute. Combien sont restés ici? Veramente terrificante. Quindi qua ovviamente dovremmo usare questo salnitro, ragazzi, per... Oh, cazzo. Ehi! Non ci andà sopra, Misia. Quindi ci serve il salnitro per spegnere le fiamme. Ça fera l'affaire. Sì. Viens, ne reste pas là. E far sì... J'en prends un peu. C'est vraiment très bravo, utile. Bravo, Lucas. Dovremmo portarne un po', in effetti. Tu peux y aller. Je m'en occupe. Recule. Quindi prima colpiamo ovviamente questo. E poi oui. Il fuoco. Ok, quindi il salnitro, come abbiamo potuto ben sentire. Ma come passo da qua però? Oh oh. Come ci passo? Ah, ecco, così, ovviamente. C'est bon. On continue. Oui, beau travail. Andiamo. Quindi non solo si usava per conservare la carne, mi sembra così abbia detto. J'espère qu'on trouvera l'herboriste dans ce chaos. Il est hors de la ville, non? Il peut-être épargné. Speriamo, speriamo sia in salvo ovviamente. Ma anche per spegnere le fiamme. Quante cose, ragazzi, quante cose che non sappiamo. Il bello, vedete, è che non solo ci fanno vivere ambienti che non potremmo lontanamente immaginare, ma ci insegnano anche curiosità che appunto non potremmo comunque conoscere. Quindi allora abbiamo preso un coltello, per fortuna. Può essere molto utile. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Oh no. Oh cazzo. Un soldat. Qu'est-ce que vous fichez là? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ecco qua. Ce sont les ordres. Attendez, si. No, non t'avvicinare. Non t'avvicinare. Il va la lancer. Amicia. Ah! Soreta, la testa, la testa. Oh Seigneur. C'était moi une. Tu viens de tuer un soldat là. Vabbè, ho ucciso parecchia gente, Lucas, ormai. Come ti attacchi? Ok, no, non avrei dovuto, Lucas, ma ci stavo per uccidere. Tu les habitants. Ils exécutent la population. No, davvero. No! Bon sang. Eh ben, il ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter, s'il nous voit. C'est eux ou nous, pardon. Hugo a besoin de cette mélatonne, et vite. Tu as sûrement raison. Écoute. Mo lo stavo a dire. Magari possiamo usare per creare delle extinguish a spegnere quella torcia. Mo stavo a dire, visto che a volte questi bastardi si mettono vicino alla fonte di luce. Ok, questa cosa è... No, è fantastica. Quindi possiamo usarlo per spegnere la torcia e far sì che ovviamente i topi se li mangino. Ok. Ok, 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 questa cosa mi piace. L'ho già fatto per il passato, ma... C'est toujours... Choquant. Sì. Oui. E je devrais peut-être le refaire. Sì, adesso però questa ci serve, mi sa. Aspetta, o no? Sì, se no come passo? Questa mi serve. No, oddio, oddio, oddio. Ok, ci siamo, ci siamo. Corri, corri, corri. Oddio, non possiamo entrare qua. Oddio, se lo sono spolpato vivo. Che buono, buono. Buonissimo, da mangiare. Amicia! Bene, ma non benissimo. Non avevo previsto che sarebbero arrivati anche qua. Forse mi sono creato un problema dove non c'è. Perché questi intanto sono preoccupati di starsi a spolpare questi due poveracci, no? Quindi perché si dovrebbero preoccupare di me? Probabilmente non se ne preoccuperanno. Proviamo un po'. Infatti, ok, stando attenti a non stare troppo vicini. Restez là, gentiment. Laisse-toi, voilà un altro. Un altro. Ok, gli devo spegnere la torcia. Merde. Pas question d'ouvrir ces portes, c'est ce qu'il y a derrière. Laissez-nous sortir. L'erreur arrive. Scusami, ecco. Ne l'ont pas volé. Pas le temps de s'apitoyer. Ecco, compte sur nous. Sì, Ugo, aspetta, quindi vediamo... Oddio. Magnatevi quello, non venite a magnarvi a me, per favore, eh? Allora, mi serve altro... Oddio. Faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville.
Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivront. C'est complètement stupide. Minchia, devo spegnergli sia la torcia che questa. Ciao bello de mamma. Addio. Ok, allora, intanto sto tizio l'abbiamo fatto fuori, quindi direi di passare di qua. Attenzione sempre ai ratti, perché sono là. On doit quitter cette ville et laisser Vautrin derrière nous. Pourquoi, Amicia? Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. Ho capito, Amicia, però che sicurezza te dà sta cosa? Credo proprio che ci toccherà usare uno di questi. Proviamo. Vediamo se ho successo. Ok, ok. Oddio, no. Ok. Non è questa la trovata geniale, me sa, eh. Ah, ma qua c'erano i legnetti. E chi l'aveva visto, accidentaccio? Allora, sperando di fare in tempo. Dai, Lucas, stammi attaccata alle chiappe. Spero di fare in tempo ad arrivare là sopra, ragazzi, perché se no, so cazzi. Dai, 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 dai. Le porte della città. Quindi dobbiamo passare da quelle porte. Ma questo ci serve sicuramente. Tac. E di qua per ora non se ne parla di passare, quindi passiamo da questa parte e vediamo cosa troviamo di utile. Quanta bella robetta, mi piace. Ok, gli attrezzi consentono di migliorare il tuo equipaggiamento e un banco da lavoro. Perfetto, quando troveremo un banco da lavoro lo useremo. No, mi pare qu'il a placé la ville sous l'autorité de la bête. Alla belva? Ça explique le carnage. Ce type est un boucher. Oddio, che significa? Il y a deux torches. Ton pot. Un nuage d'extinguisme. Ok, quindi il vasetto. Ça peut marcher. Da, insomma, più. Les rafleurs sont déjà passés. Ils ont peut-être oublié des trucs. Tu rêves. Si può usare il vasetto anche per le stinges, ovviamente. Perfetto. Buona sapersi. Il doit bien y avoir moyen de le rouvrir. C'è la leva là sopra, ovviamente, quindi possiamo scendere intanto che i ratti si occupano dei nostri due amici. Loro sono scesi da qua, sì. J'espère que Hugo tient le coup. C'est dur à entendre. Mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Mamma mia, raga. Cioè, Amy si è proprio distrutta, eh. Cioè, parliamone. Scusa, Lucas. È veramente devastata da tutta questa situazione. Direi che forse è pure normale. Chi non lo sarebbe, ragazzi? Il n'y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. Dovremmo correre, eh. Ma che te sei impazzita? Lascia mon segnale. Ok. Maintenant. J'arrive. Veloce, 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 veloce. Tornerà gradualmente. Ce la famo, ce la famo. Dai, Lucas. Dai, Lucas, muovite. Ok, ci siamo. Regarde. Padra. Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Vogliono da mangiare. Ovviamente. J'y pense. Dans le laboratoire de Rodin. Il y avait une fresque représentant une île. È vero. Je l'ai vu, Lucas. Que dis-tu de ça? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je tenterai de demander. Merci. Bon. Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Quel silence. Ai margini di un bosco. C'est étrange. Il y avait des gens ici récemment. Pas de sang. Ni de traces de lutte. Où sont-ils tous? Che è successo qua, amico? È successo qualcosa pure qua? Cette forge a été utilisée récemment. Ah, qua ci sarà un banco da lavoro. Il y a un établi. Eccolo qua, infatti. Tu peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Tu devrais y jeter un œil. On sait pas si nous utiliser l'outil que j'ai trouvé. Perfetto. Ah, allora questo potrebbe essere utile, per esempio, ragazzi, perché ammorbidendo le corde mi si fa meno rumore quando usa la fionda, quindi questo potrebbe essere molto utile. Direi di migliorare questo intanto. Perché la fionda è l'unica arma che abbiamo, ragazzi. E ovviamente non abbiamo più attrezzi, quindi. C'est mieux. Ça m'aidera bien. Questo sicuramente sarà utilissimo. On peut y aller? Non utile. Oui, on sort. Ok, allora andiamo dopo aver guardato qua dentro cosa c'è. State buoni. Vediamo un po'. Possiamo anche scendere. Oh, il y a un cadavre là. Les rats? Oddio, e di chi è? No. No.
L'ha ucciso qualcuno, Lucas. Poignardé. Les soldats, sans doute. Poraccio. Poveraccio. Era il fabbro, probabilmente. Vabbè. Allora, usciamo. Minchia. Servono due persone per aprire la porta di... Oddio, vabbè. Sembra... No, dai, non ci posso credere. Sono là aussi. Avevamo... Se moque bien des murs. Avevamo appena ripreso un po' di respiro. Che palle. Continuano a seguire il sangue. On ne sait pas où il s'arrête, ce sang. Che palle, dai. Se ce l'eravamo appena scampata. Mo stavo a dire, non posso andare di qua senza che mi divorino. Va bene, va bene. Okay. No, no, non volevo usare il vaso. Mannaggia a me, mannaggia. Infatti mo non ne ho più, vabbè. Spero di trovarne altri, ragazzi. Quindi passiamo oltre e andiamo di qua. Là. Oh, cazzarola. Oh, aspetta, fermete. Non me romper ca. Minchia. Madonna che ansia, oh. Je crois qu'on n'a pas fini d'en croiser. Ça doit s'arrêter. Deve finire, sì, è veramente snervante tutto ciò. Ok, almeno un vasetto l'abbiamo recuperato, quindi prendiamo questo bastoncino e non vi avvicinate, bestiacce dell'inferno. Via, fatemi passare. Oddio, ci stanno pure gli altri qua. Cioè, ma non poteva essere un attimino più tranquilla la situazione, no? Oh. Bella questa, questo dettaglio, ragazzi. Allora, a parte che ci stanno 3000 persone pure qua, ma è bellissimo sto dettaglio, ci si nasconda dietro questo cadavere sventrato di una mucca, veramente bellissimo. Dobbiamo un attimo vedere. Allora, forse possiamo passare di qua se accendiamo questa. No, no, non c'è nessuno. Dobbiamo nasconderci. Guarda, se faccio così, ecco qua. Allora, già questo, ragazzi, ci dà un certo vantaggio, perché può essere molto utile, insomma. Visto che comunque l'ambiente è sempre pieno di ratti, il fatto che non abbiano più la torcia ci dà un notevole vantaggio. Quindi sono contentissima di questa miglioria che abbiamo fatto. Quindi andiamo di qua intanto. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Allora, perché... Ha fatto un'errore facendo confianza alla bête. Non sa nemmeno pas se le gens contus sono malati. Jusqu'où ça va aller? La bête, elle agit au moins. C'est ça ou... Où les hommes paniquent. Je sais. La belva. Che è la belva? Tra l'altro. Allora, qua però dovremmo spegnere... Ah, ci serve un vasetto. Ci serve un vasetto, ragazzi. Oh, no, cioè... Se l'è scampata il bastardo, non ci posso credere. No! Non ci posso credere. Aspetta, fermate. No, non ci posso credere, no. Allora, guarda, magnatevelo voi, perché io proprio non c'ho più cazzi da stare appresso. Allora, è stata abbastanza di merda sta situazione, se vogliamo dirla tutta, perché... Allora, di qua non posso andare, però. È stata abbastanza di merda perché è andata di sfiga che il vasetto non l'abbia raggiunto. Allora, riaccendiamo questo fuoco. Intanto ci prendiamo il salnitro, che a questo punto delle cose, ragazzi, è diventato assolutamente fondamentale, quindi... Perché non ci danno i bastoncini? Ah, allora, qua c'è sta questo. Che ci può essere utile, ovviamente. Quindi andate a mangiarvi quello, per favore, che ci fate una grossa... Appunto, un grosso favore. Fatemi il favore che mi fate un favore. Allora, se vado però di qua, cerchiamo, ragazzi, di recuperare... Oddio, che è? Che cazzo è? Che è successo? Cerchiamo di recuperare tutto quello che possiamo recuperare. Ah, ok, se ci sono i sacchi possiamo evitare di usare, ragazzi, le extremis, vedete? Tac. Sì, ma Lucas,
Cioè, dobbiamo pur passare in qualche modo, non credi? Come passiamo se ci stanno questi mazzemaroni? Però questi non sono andati a mangiarselo, sto bastardo. Sembrerebbe proprio di no. Allora, però, no, da qua non posso passare. No, non posso passare. Allora, però qua abbiamo questo, ovviamente, che ci può essere molto d'aiuto. Quindi cerchiamo di arrivare. Ah, cazzarola, dovevo accendermi prima questo, mi sa. Posso accendermelo con questo? Spero vivamente di sì. Ok, meno male. Perfetto, mi sono salvata le chiappe in qualche modo. E... sono cazzi tuoi, tesoro. Il tizio è ancora lì, è vero, è bloccato, non può fare più niente, che meraviglia. Allora, ripeto, il salnitro, ragazzi, ora come ora penso sia forse la cosa più importante che ci serve. Oddio, anche l'ignifer. Oh cazzarola. No, che grosso errore che ho fatto. Questo lo posso colpire però. Ciao tesoro. No, col sasso. E porca vacca. Ecco fatto. Oh, a posto. Problema risolto. Dammi quello che ci avevi. Un po' d'alcol. E vediamo un po', ragazzi. Allora, apriamo sta cassa. Perché ormai tutte queste risorse sono importantissime. L'erborista. Il dottore e le malati. Ils en ont tous besoin. Justement, on a besoin de vous et de vos plans. Silence. Oh oh, allora. Ces cadavres. Je connaissais ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous. Vous les avez tués. Je veux voir mon épouse. Écoutez, j'ai eu une longue journée et mon épée est encore tiède. Alors. Il faut faire quelque chose. Dobbiamo fare qualcosa, ma. Vous voulez mon aide? Vous êtes déjà tous condamnés. Écoute, l'herboriste. Salva, si tu la fermes pas, vous tomberez bientôt malade. Et je vous regarderai mourir en riant. Arrête. À genoux, tout de suite. Et que ce bastardo... Aspetta. Ci arrivo? Je sais pas quoi. Non, mais la donne. Ma mo stavo a dire. Pas encore. Je sais à quoi elle ressemble. On peut y arriver. Ma quello che stavo dicendo, cioè il tipo con la torcia era vicinissimo all'erborista. Cioè, quindi l'abbiamo ucciso praticamente. Ok, ma non c'ha i ratti vicino sto bastardo? No, mo voglio vedere come fa però lo stronzo. Sì, intanto resta là tesoro. Intanto resta lì. Ok, allora, dobbiamo quindi trovare la bottega adesso. Oddio, dell'erborista. Siete troppi, maledetti rattacci. Allora, quindi la bottega immagino proprio che sarà oltre quella porta. Allora, pure sta cosa interessante. Il fatto che comunque ormai, ovviamente, loro non avendo più una fonte di luce non si possano muovere. Questa cosa è fantastica. Però, io come passo? Basta studiare un po' l'ambiente circostante. Quella si può accendere e va bene. Il problema è qui. Lì ci sono dei bastoncini, quindi dobbiamo passare per forza da qua, ragazzi, temo. Ma da qua... Oddio, ce la faccio, ci sto! Oddio, ogni volta... Lucas! Lucas! Aspetta, Lucas! Ti aiuto io! Slancia la missia! Sì, però muoviti, Lucas, vieni qua, muoviti. Madonna santa, che ansia di Dio. Okay. E infatti non devi provarci. Te stai benissimo lì dove sei, guarda. Ecco fatto. Ci siamo? Spero che sia qui che dobbiamo venire, ragazzi. Oh cazzarola, accendi. Okay. Mi sono pelata, a posto, meno male, ci siamo? Resta calmo. Se ti avviamo. Doit y avoir un autre moyen. Oui, cherche. Un'altra via? Porco vacca, che cazzo ci sono venuta a fa'? Allora, di qua i ratti sembrano non esserci, ragazzi. Per cui vediamo un po' se c'è qualche buco. Infatti, c'è un buco. E speriamo che non sia il culo della moffetta questo. Oh yeah. Dai. Ok. Estime-toi heureux de ne pas être dans une charrette. Des plantes. Lucas, dis-moi qu'elle est là. Nous sommes chez l'herboriste.
Il faut chercher. Okay, bah dis-moi à quoi ressemble la Belladone. Cherche une fleur violette, en forme d'étoile. Étoile violette, étoile violette. Quoi, infatti. Non, non, pas la bonne fleur. Non. Ce n'est pas grave. Continue de chercher. A forma di stella. Dio. La fleuriste, la femme de l'herboriste. Ils l'ont tuée. Oh non. Poverina, mamma mia. Elle était si gentille. Sì, era quella signora che avevamo incontrato. Allora, qua possiamo addirittura mettere i piedi nella melma, ma non credo che il ferro che ci serve di qua, quindi direi di non perdere tempo. Ah, questo lo possiamo far cadere, fermi. Questo lo possiamo far cadere. Ma non credo che è quello che ci serve, perché non è viola, ovviamente. Je connais celle-là. Camomille. Okay. Une belle plante. Très utile. Oui. Eh sì. Mère nous en donnait toujours quand on avait mal au ventre. Ah, okay. C'était ce qui pouvait nous arriver de pire à l'époque. Allora, forse qua vedo un altro fiore viola, ma non credo che sia forma di stella. Questa è lavanda, ragazzi. Se non sbaglio. Dov'è? Accidenti. Questa è una pianta. Pas de fleurs ici. Ton sang, concentre-toi. Nessun fiore. Je sais. Allons dans la maison. Ah, ok, ho controllato tutto, infatti sarà qua dentro. Mi auguro. Des outils de jardin. Oh, c'est une blague. Il n'y a que de la camelotte. Oh, ça ne mène à rien. Madonna, et je suis troppo, au lieu d'être troppo ansiosa. Comment on va retourner là-bas? J'ai les mains moites. Calma. Amicia, viens voir. Calmati, però. Viens voir par toi-même. Ti devi calmare. Oddio, chi è adesso? Minchia, non c'è mai un attimo di pace, Dio santo. Vous, patrouillez ici. Donnez l'alerte si vous voyez un de ces maudits rats. Les autres avec moi. Prenez tout ce qui a de valeur. Nourriture, sono predoni, ma che è? No. Sono il cibo, medicine, vuoi? Ils vont entrer. Qu'est-ce qu'on fait? Sta avendo una crisi di panico. Quoi? T'as pas l'air bien. Mais si. Non, pas du tout. T'arrives même plus à respirer. Emicia, dai. J'ai le vertige. Sì. Mon cœur s'emballe. Oddio. Je sais. Écoute, les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer la Belladone avant eux. Il le faut. Non. Tu ne peux rien faire dans cet état. J'y vais. Je serai discret, ça ira. Non, Lucas, non. Si jamais il... Alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. Che bravo ragazzo, Lucas, un bravo ragazzino. Oddio, Amicia, ragazzi. Ma che cosa mi arriva? Sta avendo una crisi di panico, credo. Povera. Troppo peso, ragazzi. Cioè, troppo... No, Lucas non torna, no. No! No! Je le savais! Je le savais! D'accord. Vas-y, vite! Allez! Oddio, dai! Non possiamo permettere che gli facciano del male. Ragazzi, fouillez les alentours et tuez les intrus. Compris. Déployez-vous, soldats, sur vos gardes. Imbécile. Pourquoi l'as-tu laissé aller seul? Ovviamente, arrête, allora, arrête, se fosse così facile, Emilia, ma. Ne te retiens plus. Stop. Quoi qu'il en coûte. Un pillard qui serait assez stupide pour venir ici. Allora, il punto, ragazzi, è che se dovesse succedere qualcosa anche a Lucas, sarebbe, penso, quasi la fine per Emicia, perché adesso ovviamente si sente responsabile anche di questa cosa qua, perché? Perché ha avuto un attacco ansioso, ovviamente, a causare il troppo stress,
e non ce l'ha fatta a seguirlo, solo che adesso si è creato sto guaio. Comunque ragazzi, allora io direi, mi ha appena salvato la partita, che ci fermiamo qui, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Le cose iniziano a farsi veramente veramente interessanti, ragazzi, anche perché si è sentito parlare di questa belva e ci sono ratti dappertutto e dobbiamo cercare di aiutare Hugo e adesso anche Lucas. Quindi ragazzi, io direi che questa storia si fa sempre più interessante, per cui mi raccomando, vi ricordo, sostenete questa serie con un bel pollice in su e fatemi sapere ragazzi qua sotto in commento che cosa vi è sembrato di questo episodio. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!